Sono sul portico. Vi devo dire, penso sono le 9 di mattina di domenica. C'è un po' di venticello, però farà molto caldo oggi, 35. E quindi sto aspettando la fine di agosto, perché posso andare a comprare le mie zucche, le piante e decorare il portico per una mia stagione preferita. Quindi ho delle piante qui, però non appendo piante, cose del genere. L'estate non mi ha mai resa allegro. Stavo pensando, qui sono tante chiacchiere, no? E ovviamente alle 9 di mattina di domenica voglio un alzamano perché è tutta sistemata. Io mi sono lavata il viso e ho messo un po' di idrolato di Amamelis, nient'altro, perché in mezz'ora sarò tutta piena di unto perché fa caldo, però sto in casa, luce spente e si sta bene, in casa si sta bene. Comunque, stavo pensando alla pizza con l'ananas e voi dite, ma che pensi? Perché quella è una... E questo porta tanti discorsi, no? Questa è una cosa canadese, è sempre nordamericana, perché proviene dal Canada, non dagli Stati Uniti. E stavo pensando come questa pizza con l'ananas, come molto criticata, no? Giudicata. Però se una persona gli piace così, finisce lì. Il motivo di questo video è di essere aperti a cose non tradizionali, perché le cose tradizionali, questo è il mio punto di vista, non devi condividerlo, per carità, le cose che seguono una tradizione, che non cambiano veramente nel tempo, ci fanno stare bene. Le tradizioni, abbiamo cose nella nostra vita che sono tradizioni, che noi si segue, o facendo cose che faceva la nostra nonna, la nostra bisnonna, perché ci fanno stare bene, no? Le tradizioni ci fanno stare bene, però allo stesso tempo le tradizioni non ci evoluiscono, correggetemi, però seguendo le tradizioni e rimanendo lì ferma in queste tradizioni, non possiamo provare altre cose, uscire da questo mondo, no? Da questa sfera e provare altre cose. Perché ammetto che io non sono un amante dell'ananas, quindi non mi piace, quindi non lo... Il pomodoro e l'ananas non penso sia un connubio buono, però c'è persone che mio figlio adora la pizza con l'ananas. Infatti quando raramente ordino la pizza e me lo portano a casa, no? Take out. E lui vuole sempre una fetta di questa pizza, la vuole con l'ananas. E per carità, è quello che gli piace, io non, anche se gli ho detto e dovevo stare zitta perché è un mio parere, che non penso che l'ananas e il pomodoro sia un buon connubio, però a lui piace così, questa fusione di questa frutta tropicale a una frutta sempre americana. Il pomodoro è americano, dal Messico, da lì l'origine, super giù. Aspetta, sono andata in cucina a prendere un pomodoro. I primi che sono arrivati, penso che sono arrivati prima in Portogallo, in Europa, erano questi piccoli, erano gialli, no? Il pomodoro. E poi ovviamente ci sono tante varietà, però erano questi qui. E questi sono veramente molto dolci, sono buoni. Quindi erano piccoli così, gialli, pomodoro.
Quindi il pomodoro esiste in Europa, in Italia, non so, 400 anni, 500 anni, su per giù. Prima di quello non c'era. Chissà come lo mangiavano i messicani, proprio facevano una salsa, no? Probabilmente facevano salse, facevano questi miscugli di pomodori e cose del genere. Come io sono un amante del cibo, come sapete, e provo tantissime miscugli perché mi piace molto il fusion. Devo dire, vi racconto, anni fa, non troppi anni fa, quando è venuta mia amica Simona, forse era la prima volta che è venuta negli Stati Uniti, siamo andati a questa trattoria giapponese, che non c'è più. Si mangiava veramente bene lì. Però quando ti portavano il pollo fritto che io prendevo, no? O i pantaloncini corti, ti davano un contorno di spaghetti, ma non erano i tipici spaghetti, no? Quindi io no, non li toccavo quei spaghetti. Poi sono tornata da sola, perché andiamo anche lì a mangiare da sola. Avevo una fame e questo pollo non mi bastava, quindi mi sono messa a mangiucchiare questi spaghetti. Io ho detto, erano spaghetti fatti col sugo di pomodoro, però avevano messo la soia e avevano reso un po' giapponese, quindi era una fusione. Erano veramente, veramente buoni come un contorno. Non è una cosa che erano veramente veramente buoni e dato che avevano quel tocco giapponese col pollo fritto giapponese ci stavano bene, era un bel connubio. Quindi perché la pasta, gli spaghetti hanno origini antichi, no? Dalla Cina, penso, non so se è così, e loro li cucinavano in modi molto diversi, no? Che continuano queste tradizioni ora. Però è perché avevo questa idea di queste tradizioni che non mi lasciava aprire la mente a provare altre cose. E questo è. E io sono nella mia età, cioè la mia giovane età, di 59,3 anni, diciamo 60, diciamo 60, non ci prendiamo in giro ora. È come una persona che conosco dice che lei ha 80 meno 2, ha 78 anni, mi piace. Quindi posso dire sono 70 meno 9, 70 meno 10, che ne so. Comunque non iniziamo, mi piaccio proprio così, anche se le persone dicono guarda, sembri molto più giovane se ti tingi i capelli. Sembri molto più giovane, se ingrassi, questa è un'altra cosa che non è fuori il mio controllo, però sembri molto più giovane se ti tingi i capelli, se fai questo, ma io non voglio sembrare più giovane, mi piaccio come sono, a te non piace? Non guardarmi, a te ti cambia la vita se io mi rendo meno giovane, a te ti cambia la vita, questo è, mi fa ridere. Saresti più giovane, più questo, quest'altro. Ma a te ti cambia qualche cosa? No, quindi shut up. Shut up. Ora tiro fuori il Bronx in me perché io sono cresciuto nel Bronx, nel Sud Bronx. Come sapete, ve l'ho raccontato tante volte. Ho fatto le scuole elementari nel Bronx. E metà delle medie, sì. Poi sono andata a vivere in Queens. Comunque, però sono andata alla high school, ho fatto 2 anni in una high school nel Harlem e poi mi sono trasferita a una high school in Queens. Comunque, non importa. Comunque, le tradizioni, anche qui ci sono delle tradizioni che vanno avanti per centinaia di anni e chi guai chi le cambia, perché le persone hanno. A parte le feste nazionali, la maggior parte delle persone hanno sempre la bandiera fuori. È perché c'è questo senso di patriottismo, sì. Gli americani sono molto nationalists, questo lo si sa.
Però si vedono quando espongono la bandiera, se tu vai in questo blocco di strada ce ne sono tante sempre, sempre fuori, si sentono uno col vicino, no? E tutta questa è più di patriottismo e di sentirsi uno con il tuo vicino, posso dire, avete una cosa in comune, non importa in quale paese l'origine ha di quella persona. Si sente uno con il vicino, anche se quella persona questo è un paese, una zuppa di persone di tantissimi paesi che si uniscono sotto una bandiera. Però ci sono queste certe tradizioni, però ogni paese ha le sue tradizioni. Abbiamo Thanksgiving e non importa da che paese vieni, provieni, hai questo tacchino. E certe cose molto tipiche, perché sono tradizioni, certe tradizioni, se cambierebbero quello che si mangia a Thanksgiving con, non so, pesce fritto, non sarebbe la stessa cosa, perché certe tradizioni sono importanti a noi e non si cambiano. E tante altre, ci dobbiamo tenere la mente aperta a non essere così fiscali e accettare che a volte per Thanksgiving la gente fa il coscione di maiale, non fa il tacchino. Inizialmente avevo un grande problema con quello, perché non è tradizionale, però, oddio, c'è musica. Aspetta, ritorno. Ho tirato fuori il cibo come esempio di tradizioni, perché è una cosa che tutti noi possiamo capire facilmente, no? Perché certi cibi sono tradizionali e ci fanno stare bene. Però allo stesso tempo, quando una cosa è tradizionale e non si cambia, mandiamo avanti la storia, il modo di fare, non ci apre la mente a provare altre cose, non c'è, schifiamo a volte le cose che non, la pizza con l'ananas. Perché forse non l'abbiamo mai provata, solo che dobbiamo, come quella volta che io ho provato questi spaghetti con sugo di pomodoro e soia, c'erano un po' di teriyaki dentro, non so, che pensavo, mamma mia, però era veramente buono e mi sono ricreduta. La cosa è, la vita è in continuo mutamento e quando io mi ricredo e provo nuove cose e gli do una chance, dico, questo è buono, non è tradizionale nel paese da dove proviene, però questa fusione, sono i vicini, questa fusione o questa modificazione di una cosa tradizionale di un altro paese, che lo porti in un altro, e questo puoi usarlo in tantissimi paesi, è buono, è saporito. Mi piace, non è tradizionale dal paese dove proviene, però questa fusione o metterle, dargli questo spin, questa cosa che lo cambia, lo modifica con una cosa tradizionale in un paese, lo modifica, ma noi stessi, quando andiamo in un ristorante cinese, giapponese, indiano, e chiedi a quelle persone che provengono da quel paese se questo è autentico, ti dicono di no, perché ogni paese, infatti io ho mangiato cibo cinese in Italia e non è, vi assicuro, non ha gli stessi sapori che ha qui negli Stati Uniti, quindi ci sono persone che sono state in Cina e schifano il cibo cinese in Cina perché sono abituati a quello americanizzato e veramente perché ogni paese prende questo cibo di origine di un altro paese e lo modifica ai gusti di quel paese, no? Quindi una cosa tradizionale modificata ai gusti di quelle persone, no? Quindi nella vita ci dobbiamo adattare, modificarci, altrimenti non si sopravvive, perché le tradizioni, anche se ci fanno stare bene, questo è un mio umile parere, ci bloccano a provare nuove cose, cose diverse, perché la pensiamo. Oh, un'altra cosa, che mi piace parlare del cibo perché
Io sono una buona gusta, sono una buona forchetta, come dite voi. E io provo di tante cose, faccio miscugli, cose, non molto di dire, io non avrei mai messo questo con questo, però è buono, provalo. Ora ho cambiato. Però ora cambia, ora ho perso il train of thought. Comunque, e ho scoperto che alla mia età, di 60 anni o 70 meno 10, che aprendo la mente a cose diverse, cose non tradizionali, mi ha aperto tutto un mondo. Mi ha aperto un mondo a provare altre cose, a vedere che il mondo non è piatto, il mondo si evolve. Non voglio, io non sono una persona statica. Le tradizioni sono statiche. Però questo non è detto che devi perdere le tue tradizioni, perché certe tradizioni ci fanno stare bene. Abbiamo delle tradizioni in famiglia, facciamo le cose come le faceva mia nonna, mia mamma, mia bisnonna. Ci fanno stare bene, quindi dobbiamo avere un po' un equilibrio fra certe tradizioni che a noi fa stare bene e provare cos'altro c'è. O vederli in varianti diversi. I varianti sono cose belle, non tutti i varianti. Oh, avevo sentito, questo lo sento bene, che in Italia c'è questo che non mischi il pesce col formaggio, no? E questo, io sono andata a lungo a esplorare, io sono una che deve andare a trovare la verità, se esiste. E tante di questi storie su perché non si mischia questo il pesce con, sono cose religiose comunque che non sono, non hanno nessuna fondamenta veramente, che non è che nei gusti io per esempio parlando in Italia di pesce e formaggio, io ero a Roma, non so dove ero, non mi ricordo, vicino al mare. E avevano fatto questa tonna alla griglia, però dentro era molto crudo, tagliata a fettine, aspettate, olio d'oliva, limone e scaglie di parmigiano, pesce e formaggio, una delizia. Ero a Genova, no, Imperia, dove hanno l'insalata migliore del mondo di polpo, avevano fatto l'insalata di polpo e c'è anche il video. Tornate indietro nel mio canale, c'è il video per il ristorante, è in Imperia. Era il polpo, e io sono, non mangio più polpo, però mi piace troppo, però non lo mangio più per motivi etici. E io, guarda, per rinunciare al polpo ci è voluto tanto, ci è voluto tanto. Comunque, era il polpo tagliato a fettine, cotto ovviamente, lessato. Olio d'oliva, limone, scaglie di parmigiano, polpo, parmigiano. Ci sono, se tu vai in tanti paesi, mischiano il pesce con il formaggio. Anche se vieni a New York e mangi un bagel, il classico bagel è con la Philadelphia e il salmone affumicato, quello è proprio il classico newyorkese, no? Ma mischiare il formaggio con il pesce va avanti per millenni in tante culture, no? Però in certe tradizioni come in Italia non è in tante cose che ho visto in cucina, però è buonissimo. Però io personalmente ci sono certi formaggi che si abbinano bene a certi pesci, altri no. Certi proprio non vedo quelli, perché se il formaggio è troppo formaggioso, forse con un pesce delicato non si abbinerebbe bene. Però io provo di tutto, provare almeno una volta per credere. A volte posso dire questo proprio non mi piace, ci sono tante cose che sono veramente saporite che a me non piacciono, non c'è niente da fare. I fusilli, la pasta fusilli, la aborro, mamma mia, non c'è niente e pasta come tutte le altre, però i fusilli mi stanno sulle balls, non mi piace la texture, però non c'è niente che è pasta come tutta l'altra, no? Cioè, ho le pasta, io
per esempio la pasta cacio e pepe a borro, o la matriciana a borro, proprio non mi piace, è molto buona, però a me non piace, è proprio, no, non mi piace, proprio perché non mi può piacere tutto, no? E dicono, ma come va tipo la patriciana? Non mi piace la patriciana, cacio e pepe, orrore. Non mi piace proprio, voglio un alza mano, per chi non gli piace, perché cioè, gusti sono gusti, non ci può piacere tutto, no? Ma anche a me mi piace, guarda, se tu mi dai un pezzo di roast beef, patate arrosto, un sughettino, sto proprio bene, guarda. E amo il fritto. Però certe cose, diciamo, come non ti può piacere cacio e pepe, no. Però ero a Viterbo, mamma mia, i migliori, no, ho avuto due ravioli in Italia. Ora parliamo di cibo, voi avete fame o avete mangiato? E questo è come le cose, era a Viterbo, in un ristorante che, guarda, sono capita lì per caso e ho riprovata e poi non mi ero scritta dov'era e sono ritornata e ho provato, era nel centro storico, ho provato a ritrovarlo a questo ristorante. Non sapevo dov'era, perché stupida io, però ho avuto, vi racconto, dei ravioli. Guardate questa fusione, era dei ravioli con ricotta e noci dentro. E fuori avevano fatto il sughetto, non era di formaggio, era di arance. Oh my God, troppo buono! Solo che era un fusion, era il chef, era bravissimo a pensare a questo connubio, come le noci, la ricotta e le arance. Ha fatto un connubio, questo succo di arance cremoso, mamma mia, quanto era buono. Non avrei mai pensato che fare questo connubio era troppo splendido. Infatti te ne davano 3 o 4 contati di questi ravioli, erano abbastanza grandi, però io 6 o 7 ne avrei mangiato facilmente, no? E solo per farvi capire che dobbiamo esplorare nuovi gusti anche nelle cose che a noi piacciono, il vestire, i capelli, tutto, l'abbigliamento, l'arredamento, e dare opportunità a uscire un po' dalle nostre tradizioni e provare nuove cose. Però ritenere un po' delle nostre tradizioni che ci fanno stare bene, non c'è niente di male con quello, non è che devi liberarli di tutte le tradizioni. No, perché certe tradizioni sono con noi tantissimi anni, o centinaia di anni, ci fanno stare bene. E alla fine della giornata dobbiamo stare bene. Se a me piace come sono, ti va bene, tanto a te no, a te non ti cambia niente. Se io mi vesto più giovanile di una donna di 70 meno 10, ma a te ti cambia qualche cosa? No, perché il mondo ha queste aspettative di me, la società, che a me me ne può fregare di meno. Veramente le aspettative che il mondo ha su di me sono affari del... Se tu hai delle aspettative su di me, o vuoi che mi comporti in un certo modo o appaio in un certo modo, quelli sono affari tuoi, non sono affari miei, non mi appartiene. Quello che tu pensi di me non mi appartiene. Sono affari tuoi, no? Dovete pensare a chi... Come una ragazza, una donna... Non vedete che mi hanno le persone ragazze, siete donne. Io ho questa cesta che ho comprato, che io uso per andare a fare la spesa. Quando vado a fare la spesa la domenica, c'è il mercatino, no? Dove essere lì ora, non sono, sono qui chiacchierando facendo video. E porto la mia cesta. Ma è normale, perché i vecchi tempi la gente andava ai mercati o a questi negozi, pensate piccola casa della prateria, con le ceste, no? E andavano e mettevano, non avevano i tote di TJ Maxx o le buste di plastica, avevano ceste, quindi non sto facendo niente che non è stato mai fatto. Solo forse dice, ok, ora nel 2024 forse non è adatto. Ma questo lo dici te,
lo dici te, ma tu, io non devo, questo sono affari, quello che tu dici, quello che tu pensi, sono affari tuoi, non mi appartengono, i tuoi pensieri non appartengono a me. Pensate questo, i pensieri degli altri su di noi non ci appartengono, sono loro problemi, lascia che loro pensano i fatacci loro su di noi, chi se ne frega. Pensate, e comunque una ragazza dolcissima, una donna dolcissima nel canale ha detto che lei vorrebbe uscire a fare la spesa con la cesta, però sarebbe, sai, è fuori la norma, è fuori, sarebbe giudicata. Ti devo dire una cosa. Tu tira fuori quel cestino, perché quello che pensa il tuo vicino che ti vede passeggiare tutta così col tuo cestino, non sono affari tuoi. Che te frega? Quei pensieri degli altri non sono affari nostri, capito? Non so come farvelo capire. I pensieri, quello che pensa gli altri, la gente, sono pensieri nella loro testa, non sono nei pensieri nella mia, quindi io non mi faccio problemi. Quello che tu pensi di me, tu puoi pur pensarmi. Ecco perché odio il gossip. Sono arrivato ora sto parlando di tutto, però tutto torna in un certo modo. E se non lo torna va bene, perché sono pensieri miei, che tu non devi fregartene minimamente dei miei pensieri. Ricordati, i miei pensieri sono miei, i tuoi sono i tuoi. Non fregarti dei miei, io non me ne frego dei tuoi. Ok, però comunque io con la mia cesta esco tranquillamente. Anzi, mi fanno anche pure i complimenti, dicono carino. Le persone poi mi vogliono pure copiare. E non mi va bene questo, non copiare le mie idee pazze. Io sì, io sono una che prove sempre, e anche io sono, ero più capocciona, però mi sono quasi forzata a essere meno capocciona, per aprirmi la mente, a vedere altre cose che sono fuori il mio piccolo mondo, no? E vedere, io ho incontrato negli ultimi 2 anni delle persone che avevano una visione del mondo completamente più colorata, perché io andavo sempre con colori sicuri, perché sono sicuri, non sbagli mai se vai sui neutri. Poi dopo però io ho visto che poi, se ci devi arrivare a questo, non è che un giorno ti convinci, non ti devi convincere, ci devi arrivare a capire certe cose, come ora mischio il floreale con il leopardato. Inizialmente non pensavo mai che il floreale e il leopardato andavano insieme, poi ho visto che tutti lo facevano, le persone che conosco. Entriamo in casa loro e avevano le parate floreali. Ho detto, ok, mi sono persa qualche cosa, io non posso essere persa qualche cosa. Poi ho capito che se questo floreale ha dei collegamenti di colore insieme al leopardato, anche un piccolo tocco di nero, ma anche se non lo ha, ci sta bene e devi solo fare tutto ben pensato e torna, tante cose che io pensavo non tornavano, perché ho provato a cambiare un po', a mettere più colore nella mia vita e ho incontrato una persona, una conoscenza, che mi ha proprio, e gliel'ho detto a questa persona, tu mi hai cambiato il modo di vedere tante cose nella vita e gli ho detto, tu sei importante per quello, perché era come mi ha spinto, ho incontrato una persona che è una conoscenza. E infatti la cosa strana è che il suo compagno è proprio l'opposto di lui, proprio l'opposto, no? Questa persona è molto, fa molto, sempre molta scena in tutto, e il compagno è molto sobrio. E, però gli ho detto, lui mi ha detto, che gli opposti si attraggono, no? E io ho detto, l'ho scritto non troppo tempo fa, perché non vive a New York, non vive a New York, vive in Wisconsin. Gli ho detto, sì, forse al lato esterno siete molto diversi, perché le cose che avete in comune, le cose essenziali della vita, la pensate nello stesso modo, no? Sì, lui è tutto, sai, anelli, questo anello grosso di Tiffany, tutti questi diamanti, l'altro uomo semplice fede, no? Oh, è così. E
Però questa persona gliel'ho detto, tu hai mai, sai quando qualche cosa è un catalyst, quella parola non so come, catalista, perché io le parole italiane se non le conosco le invento, però c'è qualcuno giù che gentilmente mi corregge, perché voglio dare onore alla lingua italiana, quindi storpiare non è sempre giusto. Quando vedo che le persone storpiano l'inglese, guarda, rabbrividisco, però va bene. Beh, non va bene, però va bene, non importa. Comunque, gli ho detto che era un catalyst, e se tu sei stato un catalyst, perché stavo uscendo fuori da questa tunnel, stavo uscendo, vedevo la luce, e poi quando sei vicina alla luce, incontri una persona che avete tante cose in comune, però ha questa visione di colore della vita che a me mi mancava questa, perché vivevo sempre in un certo modo nella tradizione delle cose, nella tradizione, però quando esci fuori da certe tradizioni e prova a esplorare che il mondo è vasto, è bello, è diverso, c'è diversità, c'è varietà. Scopri tante cose e non è che le devi accettare, non è che un giorno decidi che farai tutta la tua casa floreale e leopardata. No, però puoi cambiare in altre cose, no? E sapersi adattare a cose diverse, tutte queste nuances che la vita ci offre, e non voglio che ora che sono arrivata a una 70 meno 10, quindi di vita sono già, avrò solo un terzo, che ne so quanto vivrò, non voglio perdermi niente, non voglio perdermi niente. Le persone che hanno la mia età o di più la pensano nello stesso modo, e vi assicuro, se volete uscire con quella cesta, andate a fare la spesa, fatelo, perché la vita è solo una, di vita ce n'è solo una. E se noi ci fermiamo a realizzare certe cose perché pensiamo a quello che dice Maria, Giuseppa, ma quelli sono pensate, i pensieri di altre persone sono i loro pensieri, non sono miei, io non sono uscita dalla mia testa, non me ne frega ciò che tu pensi di me, è quello che io penso di me, è quello che io do valore. Non me ne importa quello che tu dai valore o non valorizzi certe cose, sono affari tuoi, pensieri tuoi, testa tua. Ciao, ciao ciao con la manina. Comunque, lo scopo di questo video, alla fine, è di allargare la mente, provare nuove cose, anche se inizialmente le schifiamo. Però non è che ci devono piacere. L'ananas e sulla pizza a me non piace, perché non mi piace l'ananas, e non pe ecco, non penso che il pomodoro e l'ananas sono connubi perfetti, però io veramente non l'ho mai assaggiata, e uno di questi giorni, vi giuro, entrerò in quella pizzeria che lo fa con l'ananas, e sono poche, e la proverò, e se a me mi piace non so, devo provare quello. C'è sempre una volta, anche se inizialmente ho questi pensieri che mi schifa, perché vedo cose in un modo, quella pizza la vedo in modo tradizionale, con semplice formaggio e pomodoro, no? Però se provo la pizza con l'ananas e mi piace, mi sarei ricreduta e ve lo farò sapere. Però sarebbe bello entrare dentro una pizzeria. Ne prendo, faccio un video. Faccio un video. Faccio un video. Sì, ci sono certe cose che proprio a me non mi piacciono per niente. Ma penso che è anche una cosa mentale. È una cosa mentale perché siamo legati a certe tradizioni, no? Però è possibile che provo la pizza con l'ananas e non mi piacerà perché non mi piace, come non piacciono i fusilli, non è che c'è qualcosa che non va, che a me non piace personalmente, no? Quindi però lo scopo di questo video, a parte tenervi compagnia, fare due chiacchiere, voi fate due risate, è di dare alle cose un'opportunità, perché
uscire fuori la nostra sfera, le nostre tradizioni e vedere cos'altro c'è. Anche se per Thanksgiving la mia tradizione o le mie tradizioni, ovviamente non farei pesce fritto perché mi piace fare il tacchino, perché mi sento unita con 330 milioni di persone che fanno la stessa cosa quello stesso giorno. Però mi piace il tacchino. C'è chi non piace, no? E fa l'anatra. Le tradizioni sono una buona cosa perché ci tengono legate a cose che ci fanno stare veri, però allo stesso tempo è come una palla e catena al piede, no? Ci impedisce, quindi c'è il buono e il non buono delle tradizioni, ci fa stare bene perché è una cosa che si porta avanti per millenni, centinaia di anni, o forse solo un secolo, come faceva la nostra nonna, bisnonna, che ci fa stare bene, ma allo stesso tempo non proviamo a deviare da quella tradizione e provare nuove cose, quindi dobbiamo trovare un equilibrio fra queste due cose. E così. Quindi auguro a tutti una buona domenica. E ora provo a uscire, penso, forse, a fare la spesa con la mia cesta. E noi ci sentiamo presto. Ciao!